Ringraziamo, buonasera Don Michele, sì, che è qui con noi a Mediterraneo, una mostra collettiva di pittura che vede diversi artisti impegnati su un tema delicato che riguarda i naufragi e l'immigrazione nel Mar Mediterraneo. Chiediamo a Don Michele come vede questa questione dell'immigrazione come un'opportunità. L'Europa è, diciamo così, tra virgolette, costretta un po', perché non accetta volentieri questi spostamenti di grandi masse, anche se confrontando alla popolazione europea è solo, mi pare, 0,1% il numero degli immigrati che arrivano. E è un dovere accogliere queste persone, tanti di loro muoiono in mare, anche perché l'Occidente, credo, ha una responsabilità anche in questa immigrazione, perché non ha fatto di tutto per evitare le guerre. Pensiamo come la Francia, altri occidentali hanno destabilizzato la Libia e quindi per motivi economici, interessi particolari, per cui hanno creato instabilità politica e poi generando tante guerre. Pensiamo anche agli americani, la guerra in Iran, una guerra inventata, e quante popolazioni, penso anche a tanti cristiani, hanno dovuto lasciare l'Iran, no? Adesso, e questo ha dato tanta facilità all'ISIS di espandersi, generando tanti popoli. Per cui, come mai crede che noi italiani, popolo di emigranti, non riusciamo così bene ad accogliere gli immigrati? Io vedo comunque l'Italia sta facendo uno sforzo, a parte alcune popolazioni, alcuni paesi che si ribellano, però l'Italia ha paura, ha un po' di paura, ma sta facendo tanto. Noi italiani, nonostante tutto, rispetto al resto dell'Europa. Però è chiaro che non è un problema, penso che adesso a Taormina hanno infatti invitati, no? Tutti i responsabili, i capi che si affacciano sul Mediterraneo, perché è un problema grosso, cioè non si possono accettare ogni giorno 500, 1000 persone che arrivano, dove crea difficoltà al governo, alla popolazione. Lei crede che l'Europa stia usando l'Italia o la Grecia o la Spagna come nazioni scudo per dire sì, accogliamo questi immigrati, però in realtà altre nazioni come Francia e Germania fanno ben poco chiudendo le frontiere? Sì, è vero, però non so fino a quando potranno chiudere le frontiere, no? Già a Ventimiglia si stanno addensando tanti immigrati e ormai adesso i problemi si affrontano in modo globale. Una nazione non può dire io faccio da sola, è impossibile. Quindi sostanzialmente lei dice che il futuro dell'uomo, che sia nordafricano, che sia europeo, è quello di migrare in ogni caso, vuoi per un motivo o vuoi per l'altro. Nel senso che l'uomo è destinato comunque a non avere più frontiere, sì, e a poter essere accolto in qualsiasi parte, sì, del mondo, purché ritrovi la condizione per una vita migliore, cioè la prospettiva per una vita migliore. È ovvio, ormai da una parte queste immigrazioni che adesso noi le sopportiamo un po', le vediamo anche non tutti di buon grado, però contribuiscono a fare del mondo un villaggio globale. Ormai un giorno io credo non esisteranno più le nazioni, sarà un unico mondo. Gli uomini si scopriranno tutti fratelli, tutti solidali. Tempo ci vorrà, però se guardiamo al passato, adesso c'è una coscienza migliore rispetto al passato. A fatica, però si cresce, nonostante la violenza, il terrorismo. Rispetto al passato è nata l'Europa, no? Una cosa inconcepibile rispetto alla seconda guerra mondiale, incredibile, il nemico vicino. Adesso l'Europa è già diventata compatta, capisce che non si deve più aggredire, fa in tutti i modi per non costruire guerre, e questo piano piano avverrà. Un giorno ci sarà un mondo nuovo.
Bene, con questo messaggio di speranza per il futuro ringraziamo Don Michele per essersi concesso. Grazie a voi. Grazie.